procediamo con un altro punto all'ordine del giorno, che è precisamente il numero 5, che chiedo la presenza del dirigente del quarto settore, architetto La Maestra. Intanto vi prego l'oggetto della proposta: approvazione schema di convenzione SEIPO per la stazione appaltante CT, ex articolo 3 legge regionale Sicilia 21 agosto 2007, numero ente. Gradirei anche da parte dell'architetto La Maestra, così per sommi capi, un attimo questo obbligo di legge che quanto riguarda questo aspetto tecnico. Grazie. Non si tratta di un obbligo di legge, come ha detto il Presidente, per la verità è un obbligo che è stato introdotto con una legge del 2007, quindi diciamo che il nostro comune è un po' in ritardo su questa legge. La legge del 2007 è un obbligo che deriva da una legge regionale che ha istituito, comunque ha riconosciuto il valore di questi organismi paritetici che si chiamano CPT, per il lavoro che svolgono nel campo della formazione, della sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro. Sono degli organismi riconosciuti dalla legge a livello provinciale, sono organismi costituiti da una serie di associazioni datoriali, quelle di associazioni di categoria e di lavoratori, che fanno parte e che aderiscono ai principali contratti nazionali. Consiste nella sottoscrivere appunto una convenzione per cui una parte dei passi d'asta di lavori pubblici che verranno realizzati dal comune, sia con fondi esterni che con fondi propri, verrà tenuta questo credito e poi a quale poi potranno essere chiesti l'erogazione dei servizi di formazione e formazione del lavoratore nei cantieri. Si tratta di questo organismo, poi farà dei servizi, erogherà servizi di formazione e formazione per quanto riguarda il lavoro della sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie, quindi specificando comitato paritetico territoriale. Grazie a te. Se ci sono domande, approfittiamo della presenza dell'architetto, se no possiamo così. Periodo di autorizzazione, no? Grazie a te. Non ricordo nuovamente la proposta. Approvazione schema di convenzione di contrattazione appaltante centro aereo territoriale, ex articolo della legge della Regione Sicilia, 21 agosto 2007, numero 20. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Otto, anche qui abbiamo un'unanimità. Il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno. Presa d'atto delle risultanze dell'estratto del verbale di conferenza dei servizi del 18 febbraio 2011 e del 25/10/2013 e dei relativi pareri. Approvazione del progetto relativo all'ampliamento in variante al PRG per la legge regionale 12 giugno 1986 numero 78 della struttura turistico-ricettiva denominata Hotel Villa Tarne, sita in viale Dioniso Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 497-98, agli atti del nuovo edilizio urbano, fuori dalla mappa numero 5, particella 1032, ditta Società Regana di Resort ARE. Ci sono interventi? Prego, consigliere. Che ha subito più volte il vaglio del Consiglio regionale dell'urbanistica e degli uffici dell'assessorato regionale territorio e ambiente, dell'ufficio tecnico del Comune di Giardini e di tutti gli altri enti e organismi competenti per legge, perché non è questo il compito del consigliere comunale, il
quale viene chiamato a pronunciarsi sulla bontà dell'iniziativa presentata sul piano politico e dell'interesse pubblico per la città che amministra. L'iniziativa proposta dalla ditta Recanati Resource SRL concernente l'ampliamento mediante sopraelevazione della struttura alberghiera Hotel Villa Daphne, ubicato in Viale Dionisio di questo comune, appare meritevole di approvazione sotto questo aspetto. Il primo è connesso all'entità dell'intervento, che nel complesso appare abbastanza modesto, vertendo sulla sopraelevazione del piano secondo, ossia della terza elevazione fuori terra, in un territorio come quello del comune di Giardini Naxos, peraltro, come tutta l'edilizia ordinaria e a destinazione produttiva, presenta generalmente non meno di 3 elevazioni fuori terra. Dall'esame del progetto, sempre in forma sommaria, perché il dettaglio viene fatto dal studio tecnico, si capisce che intanto la sovraelevazione è parziale, in quanto tutta la parte centrale è esistente ed autorizzata con destinazione di impianti tecnologici e che per il nostro PRC non costituisce volume. E pertanto, con le modifiche in oggetto, si completa la copertura del piano e trasforma la parte tecnologica in camera d'albergo. L'intervento non opera a livello di occupazione di nuovo suolo, ma interessa soltanto una parte dell'area già occupata dall'edificio esistente, senza ulteriori urbanizzazioni di aree libere. Connesso a tale considerazione è il fatto che l'intervento non opera una vera e propria variante al PRG esistente, perché l'area in cui insiste l'edificio ha già destinazione propria per l'insediamento di strutture turistico, ricettive, zone CD. Ad esempio, non si chiede qui di cambiare la destinazione d'uso di un'area agricola in quella di espansione turistica. La variante, in effetti, è solo volumetrica e invariante alle sole norme tecniche di attuazione. Anzi, un suo ampliamento determinerà un aumento di nuovi posti di lavoro ed una maggiore produzione di ricchezza atta ad incrementare i settori locali di indotto. E devo dire che il sottoscritto è favorevole a queste iniziative, che hanno lo scopo di combattere il declino economico della nostra città attraverso la proposizione di progetti fattibili e rispettosi dell'ambiente e delle solide condivisibili motivazioni connesse al perseguimento di obiettivi di pubblica utilità. Per tutti questi motivi dichiaro la mia intenzione di voto favorevole all'approvazione della proposta di delibera. Grazie. Grazie consigliere Pantano, quindi anche come dichiarazione di voto l'accettiamo e il consigliere Rodunque voleva intervenire. Grazie. Sì, grazie Presidente. Io mi dichiaro d'accordo con tutte le premesse esposte dal collega consigliere Bonaventura, perché da sempre mi sono dichiarato favorevole alle attività produttive sul territorio, soprattutto in questo caso dove non c'è consumo di nuovo territorio, trattandosi di sopraelevazione. Anche se poi devo fare una precisazione finale, però mi si consenta una piccola nota polemica. Noto con dispiacere l'assenza della minoranza, se non nella presenza del consigliere Sterantino, che da sempre ha dimostrato piena responsabilità nell'esercizio del suo mandato, sia che voti positivamente o negativamente o si astenga, questa che non dobbiamo riconoscere. Però la vera polemica in questo mio intervento sta in questo: oggi abbiamo un progetto e un variante allo strumento urbanistico per quanto riguarda la cubatura realizzabile su un dato appezzamento di terreno che fattualmente in questo caso è già costruito, quindi trattasi di sopraelevazione, quindi aumento dell'indice di cubatura disponibile sul fondo in questione. Quindi a tutti gli effetti una variante al piano regolatore. La minoranza si è sempre espressa contrariamente, votando in maniera decisa contro qualunque tipo di intervento di questo tipo. Guarda caso, sostanzialmente non c'è.
Forse non si voleva votare contrario a questo intervento? E forse si voleva continuare successivamente poi a dire noi siamo sempre contrari agli interventi in variante allo strumento urbanistico? Perché? Perché sono assenti. Comunque, chiusa questa parentesi, devo a malincuore precisare che per una perplessità tecnica personale il mio voto stasera sarà di astensione. Grazie. Sì, grazie consigliere Sarantino. Prego. Grazie, Presidente. Libera, e così senza entrare nel merito delle questioni tecniche che sono state magistralmente già esposte da persone che sono tecniche e che lo vivono tutti i giorni il problema, e volevo rendere evidente che grazie al consigliere Turba per gli apprezzamenti fatti nei miei confronti, io non merito tanto, ma grazie comunque, e la linearità dei miei pensieri, ho sempre espresso. La volta scorsa avevo detto di essere equidistante dalla maggioranza, dall'opposizione, ma diciamo che ci siamo 49 con 51 stasera. La mia solitudine nei banchi della destra da questo lato, inteso come da questo lato, conferma. Poi si consoli, consigliere Sarantino, anche da questo lato c'è qualche problema di essenza. Grazie consigliere. Poi dico, per quanto mi riguarda, so che lei 2 più 2 li sa fare e sa che fanno 4. Evidentemente l'assenza dei colleghi che siedono da questo lato non era solo per non votare, ma penso che era un atto ancora più profondo, quello di non far quadrare i numeri e creando così un ulteriore danno economico alla ditta che con tanto sacrificio per 5 anni è stata appresso a questo progetto, un progetto di investimento, un progetto che sicuramente porterà delle note economiche positive non a tutto il paese, ma sicuramente qualcuno ne usufruirà. Al di là del fatto che, mi preme dirlo, io conosco benissimo la struttura e mi ho particolare piacere a votare favorevolmente per le sue caratteristiche architettoniche, per la sua estetica che non ha migliorato di poco la zona in cui è ubicata. Questo è motivo di orgoglio per me, al di là del fatto ancora che volevo precisare che da qualche tempo la mia variazione o virata di posizione politica va nel senso di favorire e garantire gli investimenti, la produttività, tutto quello che può portare benessere al paese e quindi ai cittadini. Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Sandiano per il suo intervento. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione per la proposta di delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 15 del 23 aprile 2012, modificato con delibera di Consiglio numero 51 del 17 luglio 2012. Consigliere Di Stefano, prego. Presidente, io di questo punto chiedo l'invio. Come Presidente della Commissione l'abbiamo valutata l'altro giorno, che poi non c'è stata la maggioranza e quindi non siamo potuti entrare nell'approfondimento della delibera. Chiedo il rinvio per
consigliere Di Stefano per il rinvio del punto. Chi è favorevole? La proposta viene rinviata. Riguarda una proposta appunto sul piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2014-2016, evidentemente adesso avrà approvato già una prima parte, quindi adesso dottoressa Riva, gentilmente le chiedo il consulto, chiediamo il consulto per un attimo entrare nel dettaglio per sommicarlo su questo piano, grazie. Naturalmente insieme a tutto il piano anticorruzione nella sezione
qual è il sito di iscrizione del comune. Il piano ha una serie di schede nelle quali sono indicate tutti gli obblighi di pubblicazioni previste dalla legge, tra cui per esempio le identità degli organi politici, tutti gli organi politici, e gli uffici che sono tenuti a seguire, insomma, a dar conto alle sue pubblicazioni. Il codice, poi il piano ha anche la sezione, come l'anno scorso, dedicata alle misure organizzative e di contrasto per il fenomeno produttivo e corruttivo in quei settori della pubblica amministrazione. Il nostro ente è considerato a rischio di verificare chiaramente fenomeni corruttivi che intendono queste misure scoraggiare, e ci sono allegate delle schede con tutta una serie di attività, misure aggiuntive, soprattutto sul piano della trasparenza e della pubblicazione di informazioni, appunto in quei settori considerati maggiormente a rischio. Naturalmente ci sono anche indicate tra le misure che in realtà sono previste già nella legge nazionale, nel piano nazionale. Noi vediamo una questione più dettagliata, misure di contrasto, per esempio l'allocazione del personale. Il comune si è già apprezzato in questi termini per dare attuazione appunto a un precetto che il legislatore è il responsabile per la commissione, come il responsabile della trasparenza sapete è il segretario comunale, riagganciato a quello che diceva il consigliere Di Stefano. Il segretario, questo consigliere, viene considerato dal legislatore il soggetto a cui attribuire la responsabilità sia della stesura del piano, sia poi della fase di controllo, sia del piano di corruzione, sia del programma, il programma per la trasparenza. E certamente, quindi mi permetto di agganciarmi, è un po' contraddittorio che da una parte giustamente si assegnino queste funzioni che sono cariche di responsabilità al segretario, e dall'altro se ne voglio depotenziare la funzione. È un'iniziativa, mi permetto di dire, contraddittoria. Questo è in estrema sintesi il contenuto del piano, che comunque ripeto è pubblicato sul sito insieme anche al codice di comportamento di utenti. Ci tengo a dire che è stato adottato da questo comune e pubblicato anche esso. Abbiamo anche recentemente tenuto insieme ai dipendenti un incontro informativo proprio su questi temi, che fanno parte di quella diciamo complesso di azioni finalizzate a migliorare il funzionamento del nostro ente, scoraggiando attività, cioè comportamenti che non sono nel segno della legalità e della correttezza. Grazie ancora alla dottoressa Riga per la chiara ma semplice precisazione quanto riguarda questa proposta del piano triennale. Ci sono interventi? Velocissimo. Sì, Presidente, grazie. Nel ringraziare la dottoressa per essere per noi sempre un riferimento sicuro in tutti i frangenti che ci vedono impegnati nella gestione della cosa pubblica o nel controllo degli affari comunali, vorrei ricordare, come ho già fatto, che uno degli strumenti di maggiore trasparenza è l'albo pretorio online. Quindi rimarco ulteriormente l'invito a provvedere alla sistemazione del software tramite la ditta che è... Mi permetto, prego, grazie. Proprio dire questo, grazie. Che, a proposito del programma, il programma che attualmente è in gestione è un programma che fa parte di un pacchetto la cui scadenza, di durata triennale, la cui scadenza è ormai prossima. Infatti, come in altre occasioni evidenziato, noi abbiamo già contattato la ditta per segnalare le difficoltà del software che fa parte di un pacchetto complessivo. Naturalmente
alla scadenza si potrà ovviamente ci si potrà attivare per reperire sul mercato un software che soddisfi maggiormente, che non dia i problemi che evidentemente si sono creati e se non è stato fatto fino adesso è proprio perché il pacchetto è in scadenza adesso, quindi si sarebbe dovuto acquistare un altro programma con un costo ulteriore, quindi si è preferito, ecco, pagarne due, e quindi si è preferito attendere la scadenza, che ripeto è imminente, per provvedere poi altri mezzi. D'altra parte il funzionamento è, i difetti che sono registrati sono nella ricerca dello storico, non tanto nella pubblicazione, ma nella ricerca dello storico. È una schermata che evidentemente non è di facilissimo e immediato accesso, quindi è per questo non è che il problema non è stato registrato, è che si attende la scadenza del contratto. Sì, dottoressa, la ringrazio, ma sono stato generoso nel dire che ci sono malfunzionamenti, il programma non funziona, non permette la ricerca, quindi è totalmente non trasparente. No, i filtri non funzionano. Allora, nella logica normale non funziona. Il problema grazie a tutti. Prego, consigliere Levante. Premesso che il mio voto è favorevole al piano triennale di revisione della Commissione di legalità, prima cosa volevo fare un appunto, che oltre a queste norme che dobbiamo rispettare, però serve, i vari passi dovrebbe camminare anche da parte amministrativa, come chiamiamo la burocrazia, perché leggendo così la pratica che abbiamo provato prima, la varianza del bill a Daphne, praticamente la conferenza di servizi, l'ultima conferenza di servizi risale al 25-11-2013. Se noi dobbiamo dare le risposte agli imprenditori nel giro di quasi un anno e diamo una risposta, sicuramente tutte le cose servono, perché è giusto bloccare, non bloccare, controllare, però ai cittadini dobbiamo la logica è diversa, mi permetto solo di aggiungere una cosa, il piano di produzione non è che trappola delle nostre conoscere per effetto. Allora, il piano anticorruzione non è uno strumento che blocca, semmai è il contrario, attraverso alcuni meccanismi evita che alcuni blocchi continuino. No, aspetti, per esempio lei ha fatto il riferimento a un tema che è quello dei tempi di conclusione dei procedimenti. Allora, il termine di conclusione del procedimento e il monitoraggio, se lei ha detto il piano, il monitoraggio dei termini di conclusione del procedimento è proprio uno degli oggetti di verifica e di controllo del piano, quindi non un elemento che blocca, ma un elemento di controllo che evita il blocco. Cioè, il termine è uno dei punti chiave della lotta all'illegalità, è proprio quello di verificare che le norme principali a vantaggio dei cittadini vengano rispettate, rimuovendo, oltre alla pubblicità di controllo, rimuovendo quelle inefficienze che ci sono sul Stato. Per esempio, tra le misure che velocizzano e quindi consentono un maggiore rispetto dei tempi di conclusione del procedimento, che è oggetto proprio del nostro piano, è per esempio la dematerializzazione dei fascicoli. Il fatto che i fascicoli vengano informatizzati, quindi tutte le istanze vengano al momento delle istanze di base, arrivano al protocollo, da quel momento tutti gli atti devono essere, tutti i fascicoli che si creano, non devono essere soltanto i
ma devono essere in versione informatizzata. Questo consentirà di non perdere le carte, di avere certezza sui tempi di arrivo, di avere velocità di trasmissione tra gli uffici che comunicando via informatica velocizzano. Io ho le sa, perché è un fenomeno che si è verificato in questo comune come in altri, che spesso le carte non si trovano, si perdono nel passaggio da un ufficio a un altro. Il trasferimento, già noi abbiamo uffici distaccati, nel caso di specie il suo è un altro servizio, la trasmissione degli atti dall'ufficio SUA all'ufficio tecnico del comune è stato uno dei temi in discussione più spinosi, perché proprio il trasferimento delle carte creava già rubare i testi. L'inserimento nel piano anticorruzione di queste misure organizzative, perché ricordiamoci che il piano introduce misure organizzative per evitare che ci siano e le misure, tra le misure organizzative c'è la standardizzazione dei procedimenti, in modo tale che se si standardizzano si velocizza e si evita che ci siano uffici che tengono, trattando la stessa tipologia dei procedimenti, comportamenti differenti rispetto a casi uguali, che i documenti e i fascicoli sono appunto in quanto informatizzati non si perdano e si trasmettano velocemente, che si abbia certezza anche nelle comunicazioni interne tra gli uffici coinvolti, soprattutto in procedimenti complessi, penso a quelli proprio delle comunità produttive che coinvolgono più uffici anche dello stesso ente, se si ha certezza e velocità delle comunicazioni si ha anche maggiore garanzia che il procedimento si svolga in tempi rapidi, in maniera trasparente e soprattutto in maniera rapida, sapendo se c'è un problema dove si è creato questo problema, in modo tale che si possa intervenire lì dove il problema si è creato. Anche il tema della trasparenza, se come ormai è accaduto e sta accadendo, gli uffici entrano nella cultura della trasparenza, cioè nella necessaria pubblicazione di atti che la legge dice, perché la legge è così, vanno pubblicati per agevolare la trasparenza, ecco che invece di avere dei rallentamenti avremo delle velocizzazioni che non sono dovute al piano ma sono pregresse e che con il piano auspichiamo che si superino, perché non era una risposta che dico, erano. Io però, visto che anche da utente mi trovo ad andare all'ufficio protocollo, però oltre per l'informatizzazione di tutto, sarebbe anche buono diciamo, attrezzare l'ufficio a questo. Cioè, non è possibile, non è pensabile che la signora del protocollo deve uscire qua fuori, prende la cosa, scansiona, poi non è, che deve essere un ufficio degno, come insomma anche vedo anche. Ma infatti, che possa fare quel lavoro, però deve essere anche messa nelle condizioni della persona di lavorare. Ma infatti ci occorre uno sforzo da parte di tutti, sia culturale di tutti i dipendenti, sia anche uno sforzo senza strumenti non si va da nessuna parte. Però inevitabilmente sia la cultura che cambia. Ricordo che fino a 4 anni fa il sito del comune praticamente non c'era. Ora, per carità, non dico che non è perfettibile, perché come ogni cosa va migliorata, però si sono fatti grandi passi in avanti rispetto a prima, e anche il personale che prima non era abituato a, ecco, questo lo dico perché magari poi non si sa, però è così, prima non era abituato a fare cose che invece adesso sono diventate quasi routine. Le comunicazioni interne avvengono via elettronica, anche le delibere sono scansionate, gli altri fascicoli informatici si stanno creando. Chiaramente ci vogliono anche gli strumenti, il protocollo si è in attesa di trasferire i locali, i che abbiano anche una logistica proprio fisica migliore, in modo tale da consentire. Poi infine Presidente volevo ricordarle, già ne abbiamo parlato, però
anche per evitare di scomodare gli amici di streaming. Che ringraziamo per la loro presenza. Il 20 maggio del 2014 ho presentato la proposta di regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale. Oltre alle riprese audio e video, magari dovremmo ragionare e prevalutare anche le risorse. Infatti già inviato una nota alla ragioniera per confermare una nota dell'ufficio di presidenza per reperire i fondi necessari per inserire il bilancio 2014, ma sicuramente con la variazione speriamo di poter leggere. Possiamo gestire con le variazioni subito dopo la ce l'assicuro per trovare queste c'è un capitolo specifico per questa risorsa. E una cosa, diciamo che già è in lavorazione il regolamento, è quasi addirittura d'arrivo, gli uffici mi danno conferma che siamo prossimi alla definizione e alla delibera, credo tra uno o due consigli massimo porteremo in proposta e in consiglio il regolamento delle riprese audio video. Se non ci sono altri interventi, io c'è il consigliere di Stefano già intervenuto su questa. Rispettare una lancia più che altro, perché io realmente volevo confermare che dice il consigliere Bevacqua, realmente con gli ultimi periodi diciamo che ho dato di colleghi, però io credo che perché noi non siamo a regime con questo piano che si sia approvato, perché ancora di quello pensavo circa sei mesi, in tre mesi, da un anno diciamo circa, che noi operiamo con un piano nuovo e quindi anche tutti gli uffici non sono predisposti, diciamo, cioè non, anche sul discorso di mentalità, diciamo, non c'è quella mentalità, diciamo, per quello di fare studiamento, magari eravamo tutti quanti noi abituati in determinato modo, con questo piano anticorruzione, secondo me quando si arriva al regime questo piano dovrebbe sicuramente diciamo, accelerare i tempi rispetto, diciamo, almeno ci auguriamo che sia così. Grazie consigliere Di Stefano, ci sono altri interventi, passiamo alla votazione della proposta di delibera, chi è favorevole? Sì, grazie, diamo la unanimità per il consiglio approva. Abbiamo ancora un ulteriore punto, è l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'istituzione del repertorio delle associazioni, un attimo di attenzione, grazie operanti del comune di Giardini Naxos. Fatto già una delibera, una proposta che era già votata in consiglio. Se ci sono degli interventi. Io annuncio il mio voto favorevole perché credo nella buona fede, però questo repertorio delle associazioni, il regolamento per il repertorio delle associazioni delle operanti sul territorio dei Giardini Naxos ha un vago, per me, impressione personale, un vago settore di schedatura. Io voglio essere propositivo e ben pensato, però in tal senso inviterei anche nel prosieguo sia il Consiglio Comunale che gli organi del Comune a vigilare affinché non ci siano abusi in tal senso. Ho finito. Grazie consigliere. Grazie dell'assenza del consigliere Costantino che è stato uno dei diciamo promotori, caso che l'assessore proponente e l'assessore a tecnica e servizi sociali, quindi non ci può essere un contraddittorio, se vogliamo chiamarlo così, tra i consiglieri, giusto per dialogare, per potersi chiarire se ci sono dei chiarimenti. Comunque va bene, accetto la sua. Per qualche punto precedente, non so, va bene. C'era solo per intervenire il consigliere Di Stefano e poi successivamente il consigliere Cinghi. Consigliere Di Stefano non interviene, allora consigliere Cinghi.
questo non è dire secondo per il sono contrario, per quale motivo non lo spiego, perché chi porta un regolamento dal votato del Consiglio Comunale non lo può portare in Consiglio Comunale, ma se fa parte a un'amministrazione lo deve portare in Comune di maggioranza che è dichiarato, fanno conoscere il Consigliere Comunale, non che si porta in Consiglio Comunale una proposta senza conoscere. Il mio voto è contrario. Sì, grazie consigliere Cine. Altri interventi? Grazie. Andiamo per la proposta di delibera. Favorevoli? Grazie. Astenuti. Della votazione, il Consiglio approva. Prima di concludere la seduta, voglio ringraziare per la loro presenza gli assessori, l'assessore D'Arrigo e l'assessore Galeano e i cittadini partecipanti. Grazie a tutti, buona serata.